Sorto dalle ceneri dell'Arena Garibaldi e giocherà in Serie B la stagione che verrà. Siena in Serie B, il rastrello trabocca di gioia, un Manipolo lascia il campo a testa bassa e la truppa del San Donà che batte un'altra ritirata e torna sul Piave con la quasi certezza di retrocedere. Antipasto di festa alla lettura delle formazioni, rastrello stracolmo da un'ora, la curva nord si avvolge interamente di bianco e di nero, il colpo d'occhio è quello di una città che si è stretta attorno ai suoi beniamini. 15 e 55 squadre in campo, la tribuna centrale alza al vento la lettera B. Al fischio d'inizio è un Siena assatanato, al sedicesimo primo vano sussulto dei 7.000 del rastrello. Il tocco di Arcadio sull'uscita di Fontana si perde al lato di un soffio. Arcadio bis al ventesimo, ma questa volta è bravo Fontana. Il forcing bianconero si colora di giallo nel contatto in area Fontana-Pagano, per molti da rigore, non per Cruciani, che indica invece il calcio d'angolo. Il popolo del rastrello trova modo di sfogarsi alla notizia, ore 16:27, che il Pisa sta perdendo e ricaccia l'urlo in gola 4 minuti oltre. Pagano è più veloce di Fontana, il colpo non riesce per questione di centimetri. Una gara senza respiro, un Siena con tanta voglia e altrettanta foga. Arcadio ha su un piatto d'argento il pallone dell'1-0, ma sbaglia incredibilmente. Metti gli errori di mira, metti pure un San Donà disperato che fa trincea e non molla l'osso e aggiungi la sfortuna di una traversa che ferma la corsa del fendente di Argilli. Ed ecco spiegato il parziale a reti bianche di metà gara. È pareggio anche a Lucca, la festa del rastrello al momento non sa da fare. Ore 17:05, Arcadio fugge e crossa, Fontana smanaccia, Sciaccaluga per Ghizzani a centro area, il tocco del numero 9 è quello giusto per sbloccare il risultato e mandare in scena la torsida del rastrello. Ore 17:08, Pagano sfonda difesa e porta del San Donà. È un 2-0 che chiude i giochi e apre il conto alla rovescia del popolo bianconero, Pisa permettendo. Ore 17:51, a Lucca è finita in parità, a Siena la festa è appena iniziata. Da oggi si scrive Siena ma si legge Serie B, un'attesa durata 50 anni, un sogno divenuto realtà e mai verdetto fu più giusto. E adesso abbiamo visto la partita, adesso le interviste dei protagonisti curate come sempre dal collega Panchetti. Credo ci siano parole per questa festa, meritata, un grande pubblico che si merita questa promozione. E soprattutto grazie a loro ci siamo arrivati a questa benedetta promozione, sofferta però ce l'abbiamo fatta. Ma questa gioia è immensa, anche perché penso che all'inizio tutti ci davano, non dico per spacciati, però come una squadra che doveva lottare per salvarsi. Quando ti sei accorto che questo Siena poteva puntare al massimo traguardo? Allora, a detterti sincero, questo Siena pensavo di puntare al traguardo subito dal primo giorno di ritiro, perché si vedeva la voglia di riscatto rispetto all'anno scorso, perciò per noi è stata una stagione fondamentale, importantissima, e ce la siamo meritata tantissimo. Stanco ma felice, perché è stato un traguardo voluto, cercato. Per strada ci credevamo, quando ci vinceva Varese a Livorno ci guardavamo tutti sul pullman al ritorno, consapevoli della nostra forza. Nei momenti difficili tipo Modena, Pisa, abbiamo avuto l'energia mentale, la tranquillità che ci ha dato l'allenatore e la consapevolezza dei nostri mezzi. Non c'era dubbio su sta vittoria, io ero sicuro anche dopo Pisa, perché... Sì, sincero, ci hai creduto dall'inizio o ci è voluta qualche domenica per capire che questa squadra meritava la Serie B? Ma ti ho detto prima, mentre parto il campionato abbiamo vinto a Varese, abbiamo vinto a Livorno, abbiamo vinto... E ci domandavamo la forza nostra, io non avevo dubbi che già tu l'anno scorso... E qual è stata la forza del Siena? Ma la tranquillità, la serenità, il gioco che ha dato l'allenatore, ed è una forza di gruppo eccezionale. Siamo stati sempre uniti, abbiamo avuto un campionato che è stato per lunghi tratti dominato in discesa. Secondo me ci siamo meritati la grande stromba di dubbio. Eccolo qua, grazie ad Antonio. E allora il pensiero anche di Claudio Macchi. Qualcuno ha detto ci piace più Moro, non ce ne frega niente in questa occasione, ci piace anche con le mesce bionde. Che è successo? Era un voto, un ex voto, che cos'è? No, così ho voluto cambiare per cercare di darmi esorcizzare una spinta in più. Allora, i tuoi sentimenti in questo momento quali sono? Ma siamo contenti, siamo stremati, abbiamo dato tutto, volevamo questa vittoria per tutta questa gente. Abbiamo dato l'anima, veramente. Grazie a Claudio Macchi. Claudio, eccolo qua, dopo l'abbraccio. Sei quasi scappato al volo prima. La gioia di condurre nel momento topico la squadra. Qual è stato? Che cosa hai detto? Che cosa hai ripetuto nel corso di questi 95 minuti ai tuoi ragazzi? Ho cercato di incitarli sempre dal primo al 90esimo, di credere in se stessi, perché... è un gruppo meraviglioso, sono dei ragazzi veramente in gamba,
dovevano solo credere nelle proprie possibilità. Gli ho detto di giocare come sapevano, che era tanta roba. Allora, il Siena aveva vinto, doveva fare quello e quello ha fatto. 3 minuti di sofferenza, quelli che ci hanno separato dalla notizia che da Lucca la partita era finalmente finita. Grande, non finiva. Forse i 3 minuti più lunghi. 3 minuti più lunghi davvero della giornata sono stati quelli, però credo che poi quando soffri così la gioia sia ancora più grande, veramente. Io mi sento di ringraziare i nostri giocatori, sono veramente impagabili. Grazie Claudio, in bocca al lupo. Lorenzo Mulinacci, la gioia di tutto il gruppo dei fedelissimi, nelle lacrime anche di Lorenzo. È una cosa incredibile per chi come noi è stato, come dice lo Spenna, a Grifo Cannara e in campi e te stai bene. Andare in Serie B è veramente un sogno. Grazie a tutti. L'ho vissuti. Spenna allora da Grifo Cannara dal Torino, dal Grifo Cannara al Delle Alpi. Che emozione prova un antico tifoso come te. Altro un massimo ricordi, me l'aspettavo, ci voleva per chiudere. Ho 77 anni, però che soddisfazione ha vinto la nostra. Con il cuore che regge sempre. Come nell'82. Grazie. Antonio, finalmente, ora sì che lo possiamo dire. Ora lo possiamo dire. Sperando. Aspetta un attimo, Molto bene. Antonio. Eh sì, bisognerebbe, ci vuole il ricambio, ma non è ancora ora. Allora, abbiamo vissuto soffrendo, qualche volta anche in silenzio, io e te, da qualche parte lontana dai riflettori. Allora possiamo dare libero sfogo a tutte quante le emozioni, a quella rabbia che avevamo dentro, perché questo successo che doveva concretizzarsi da 2 mesi a questa parte sembrava allontanarsi sempre di più. Finalmente è arrivato questo momento. Sì, infatti mi manca la voce, non ce la faccio più. Io voglio solo dire grazie a questa città, grazie a questi tifosi, sono fantastici. Non potevamo non vincere con questi tifosi. Resteremo a lungo in B, questo se lo meritano, quindi dimentico tutto il resto perché non riesco a dire nient'altro. Allora ti assumi le responsabilità di questa affermazione, certo. Resteremo a lungo in B vuol dire che i programmi della società non sono per una toccata e fuga. Ma per niente, anzi, e lo dimostreremo con i fatti, che non sono un uomo di grandi parole, preferisco i fatti alle parole. Quindi ci vedremo presto su questo, ma lasciatemi adesso godere questo momento che non riesco più a parlare. Grazie Antonio.